Eccolo Matteo. Eccoci, ciao, ciao Ciao Marcello. Matteo, cos'è quella la tua cameretta? È già la mia cameretta. La cameretta dove tu componi? Dove compongo, dormo e faccio tutto, insomma, dove vivo. Sì, principalmente dove faccio musica. Ma tu, devo dire ai nostri amici che ci stanno seguendo, diretta web Teatro e Musica, che lui è un grandissimo autore, scrive canzoni continuamente, è Ti una ringrazio. cosa meravigliosa. E adesso ci stanno ascoltando un po' di persone, io vorrei che tu ti sei messo carino, prima quando ci siamo collegati stavi smutandato, Certo. come dire. Già, insomma, questo fatto di dover rimanere chiusi dentro casa mi impedisce di poter sistemare, insomma, i capelli, la No, barba, fare cose, guarda che non quindi stai male almeno una. con questo capello, sei figo. Guarda che sei figo così. Sì, però devo sistemarlo, quindi sono diventati troppo lunghi, cioè, insomma, voglio dire. Ma c'è il doppio taglio, è tipico di questa era, no? Sì, però devo sistemarlo perché sono cresciuti. Quindi vabbè. Vabbè, macchinetta e vai con la macchinetta. Senti, No, no. ti va di farci ascoltare. Quale canzone ci vuoi far ascoltare delle tue? Ma io direi gli ultimi due singoli, non so, Traffico e Sabato Sera, Vogliamo che ne partire pensi? prima con Traffico, poi Chiarami e poi rifacciamo Sabato Sera, ti va? Va bene, va bene. Allora, vai con Traffico. Scusami, Traffico, il testo è? Il Cioè? testo di chi è? Ah, il testo è mio, che tu io. La canzone di chi è? Mia. L'arrangiamento? Arrangiamento di Matteo Costanzo, produzione esecutiva Sara Lauricella, Italia Music News, sotto etichetta tua di Raboro. Quindi anch'io sono coinvolto in questa cosa. È già è vero, Eh sono già, io che ti direi proprio di produco. sì, Ok. direi proprio di sì. E allora vai, dai, dai che ci facciamo Vado. ascoltare. Vai, vai. Matteo Sica. Conosciuto le mie abitudini, adesso pure nel mio panico riesci a sentirmi. Mi chiedo scusa per tutte le volte che ho pianto in silenzio pensando al tuo nome, ma tutto c'è una ragione, quanto ti voglio bene, non me lo dici mai, che sei l'inizio e la fine dei miei guai, già lo sai, ancora provo di incontrarti. Desideri più distanti, dentro la sella più nascosta che anche il buio cercherà. Oh, c'è qualcuno che vuole perdersi nel traffico con me. Oh, sono sicuro che all'ultimo semaforo qualcosa accadrà. Nelle sabbie mobili cerco ancora un appiglio per non affondare di nuovo. Ti perdo sempre nei ricordi più indelebili per colpa dell'effetto che mi fai quando ti vedo. Quanto ti voglio bene, non me lo dici mai. Sei l'inizio e la fine delle guai, già lo sai. Ora provo ad incontrarti, desideri più distanti, dentro la sera più nascosta che anche tu io cercherò. Oh, c'è qualcuno che vuole perdersi nel traffico con me. Oh, sono sicuro che all'ultimo semaforo qualcosa accadrà. Bravo Matteo, bravissimo. Questa Grazie. canzone è bellissima, piena di contenuti. Poi in questo momento vuol dire Più ancora che qualcosa mai. di più, certo, perché quel traffico che noi abbiamo odiato. Matteo, non sei iscritto al canale? Come non ti sei iscritto al canale, Matteo? No, no, sono iscritto, ti faccio vedere. Ah, ma che Guarda. scherzi! No. Guarda, guarda. Certo che Eccoci, iscritto. sono iscritto. Guarda. Guarda, c'è scritto, iscritto, sì. Anche tutti i suoi amici. Ah, dice Alberto,
che la, giustamente è più pratico di me, dice, lo devi dire anche ai tuoi amici, tu sei pieno di followers, sei un Ma sì, ragazzo. l'ho messo ovunque, ho messo su Instagram, Facebook, Twitter, Grazie. WhatsApp, ho messo ovunque. Grazie tante. Senti, ma dicevo che questo traffico che odiamo tanto durante le nostre giornate, abbiamo odiato tanto durante le nostre giornate, Adesso adesso ci ci manca un manca, po'. vero? Sì. E adesso, mentre la cantavi, la canzone assumeva un altro significato, vero? Sì, adesso è un po' strano, un po' particolare. E tra l'altro comunque, cioè, oltre al traffico, diciamo, quello che non siamo attualmente abituati a vivere, in questa quarantena cerchiamo comunque qualcuno con cui passare il nostro tempo, quindi sempre è un evergreen, insomma. Adesso più che mai abbiamo bisogno di persone con cui trascorrere il nostro tempo e penso che questa trasmissione che stai facendo è fighissima, Sono è contento, molto grazie. bella. È molto carbonara. Allora ti leggo un po' di messaggi. Allora, vediamo un po'. Vediamo, vabbè, sembra, ah. Allora, te ne scrivono a grande siga, scrive Muschera 1. Benedetta De Francesco, sembra che sia fantastico. Bottega del Suono, grande Matteo. Allora, bravo Matteo. Tanti, tanti, tanti messaggi. Gina, grande Matteo. Vedi? Poi dice, a Sì, bravo sto Matteo Marco leggendo. Mantovani, lo stai leggendo? Sì, sto leggendo. Stavano cantando tutti con te, perché le tue canzoni, tu hai questa grande capacità di scrivere delle canzoni che non sono semplicissime, ma che le persone riescono a cantare subito. Questo vuol dire che sei un grande autore. Ti ringrazio veramente tanto. Senti Matteo, ci fai Tra l'altro, sentire? Dimmi, dimmi, dimmi. no, leggevo insomma a tutte le persone che ci stanno guardando, quindi insomma ci tengo a salutarle. Volevo anche salutare, diciamo, tutte le persone che si stanno facendo in quattro per affrontare questa emergenza sanitaria, e in Bravo. particolare, gli infermieri del Cristo Re, i colleghi di mamma che ora sono a pronto Certo, hai soccorso, fatto quindi bene. volevo salutarli. E Bravo Matteo. niente, ecco. Hai fatto benissimo, Matteo. Poi noi abbiamo fatto un sacco di iniziative, ti ricordi, abbiamo cantato al Bambino Gesù, Sì. quindi quando tutto finirà ritorneremo a fare il nostro lavoro, come dire, di associazione in questi posti meravigliosi. Ti va di Ah sì. Certamente, cantarci sabato sera? La voglio fare sentire Alberto, perché Alberto è un tuo fan, a lui certamente. piace molto Traffico, però sabato sera non la conosce. Senti, senti, vai. Oggi tocca a me ad offrirti quel gelato, anche se fa freddo. Vorrei dirti che notte e giorno penso a te, ma non so se me la sento. Dovrei cogliere l'attimo e qualche tuo battito, ma sono troppo imbranato per darti un abbraccio o farti un complimento. Dici che poi ci sentiamo quando avrai un po' più di tempo. Siamo solo di sabato sera, nella settimana ti odio. Tra 2 giorni sarà primavera, questo tempo è già malinconico. Perché non sei con me, non sei qui con me. Perché non sei con me, non sei qui con me. Come fegato che mi brucia la gola. Vuoi partire con me quando il sole non c'è, il vento nuvole viola, ma poi tu puoi sparire senza nemmeno avvisare, perché a te non dispiace lasciare un taglio che fa male. Siamo solo di sabato sera, e la settimana ti odio. Tra 2 giorni sarà primavera, questo tempo è già malinconico. Perché non sei con me, non sei qui con me. Perché non sei con me, non sei qui con me. Bravo
Matteo Siga, bravo, bravissimo Matteo, Grazie. continuano a scriverti su YouTube. Se volessero acquistare questi brani, dove li trovano? Allora, sia sabato sera che Traffico li potete trovare insomma su Spotify, YouTube, iTunes e quindi su tutte le piattaforme digitali, sia per lo streaming che per l'acquisto, insomma. E tra l'altro, tra pochissimi giorni, possiamo dirlo che Diciamolo, insomma diciamolo. uscirà insomma un nuovo singolo che anticiperà l'EP in uscita ad aprile. Quindi, Quindi ma come si chiama questo nuovo singolo? il nuovo singolo si chiama, lo diciamo il Sì, titolo, lo è spoileriamo? certo. Ti porterei e uscirà a fine marzo e anticiperà l'EP. Sempre arrangiato da Matteo Costanzo, sempre la stessa Sì. produzione. Ti auguro tante cose belle, Matteo, perché Grazie te lo meriti tanto, va bene? mille. Con Grazie. te, come tanti altri ragazzi che insomma, attraverso la musica cercano di dare, regalare emozioni alla gente. Grazie. Un Ciao. bacio.